Vi do il benvenuto, vedo che state entrando numerosi e sono Patrizia Schifano di Formez, vi introduco al webinar Monitoraggio e Governance dei contratti ICT che Formez PA organizza insieme ad Agid nell'ambito di un progetto che si chiama Informazione e Formazione per la Transizione Digitale della PA. Ed è un progetto che ricade nell'ambito del progetto più consistente Italia Login, la casa del cittadino. Allora vi diamo il benvenuto e vi dico che questo è un ciclo di 6 webinar, di cui questo è il primo, che vi accompagnerà, se vorrete, fino al 21 ottobre. In particolare questa linea di cui sono responsabile ha come referente di Agid Rosa Maria Barrese, che avrebbe dovuto essere con me qui alla presentazione, ma per un impegno mi ha chiesto di sostituirla, di integrare anche con la sua parte. Allora, io vi dico che intanto siamo molto contenti del risultato degli iscritti, che sono stati 576 per un tema specialistico come quello che andiamo ad affrontare, è un buon risultato. Speriamo di non avere, diciamo, un tasso di abbandono elevato rispetto ai partecipanti. Vedo che per adesso siete quasi 170. I nostri esperti per i due incontri, per i primi 5 incontri, saranno Andrea Susa e Maria Luisa De Santis. Io vi dico che questo corso, come vi dice la pagina di Eventi PA su cui vi siete iscritti, naturalmente intende illustrare quali sono le modalità operative per condurre appunto il monitoraggio e la governance dei contratti ICT in un modo efficace. Diciamo, il monitoraggio rappresenta lo strumento a supporto del responsabile della transizione digitale per svolgere una parte delle responsabilità che ha infatti rispetto ai contratti ICT. In particolare, il monitoraggio va inteso come un complesso di attività e processi che devono supportare l'amministrazione a gestire al meglio la governance dei contratti IT e per costruire un modello di verifica e controllo dei propri sistemi informativi, naturalmente in un'ottica di servizio. Allora, rispetto al programma che vedete, ecco qui che vi compare adesso sullo schermo, vi ricordo che affronteremo oggi come argomento la circolare monitoraggio contratti 1 del 2021, è la circolare attuativa che Agid ha appunto ha emesso a gennaio del 2021 di quest'anno, in particolare i ruoli, le responsabilità, gli adempimenti e l'organizzazione per il monitoraggio. L'obiettivo è quello di guidare i partecipanti nell'analisi della circolare Agid in termini di ruoli, responsabilità e organizzazione, sia interna sia esterna, per gli adempimenti che sono previsti. Quindi anche vengono descritti anche e viene descritto il gruppo di monitoraggio, in particolare appunto i compiti del RUP e del DEC, del responsabile unico del procedimento e del direttore di esecuzione dei contratti. Allora, io vi ricordo proprio in maniera assolutamente veloce che sulla pagina di Eventi PA, che per voi rimane il riferimento fisso rispetto a questo corso di formazione e al ciclo appunto di questi 6 webinar, voi trovate i temi dei prossimi 5 webinar in elenco. Trovate che il corso si svolge sempre di giovedì e sempre a quest'ora, quindi dalle 14:30 alle 16:30. Vale l'iscrizione che avete fatto questa volta anche per i prossimi webinar e viene rilasciato un attestato di frequenza alla fine di tutto il ciclo e in particolare su 6 webinar bisogna partecipare almeno a 4 per aver diritto all'attestato di frequenza. Vi anticipo delle cose che poi ci chiederete sicuramente anche in chat, però potete, diciamo, partecipare, anche chi non riesce a partecipare sa di avere a disposizione le registrazioni
dei webinar che stanno sempre sulla pagina di Eventi PA e i materiali, le slide che utilizzano di volta in volta i nostri esperti. Quindi anche se perdete qualche webinar, sappiate che a livello di contenuto potete recuperare sia la registrazione sia le slide. In quanto in merito al programma di oggi, come vedete, abbiamo l'inizio, che appunto è ambito di applicazione, ruoli, la prima comunicazione, responsabilità e primi adempimenti, che sarà appunto svolto dall'ingegner Maria Luisa De Santis per 45 minuti. Abbiamo previsto poi una pausa caffè e seguirà poi da parte di Andrea Susa l'organizzazione e supporto al monitoraggio interno ed esterno. C'è una parte appunto finale in cui poniamo agli esperti le domande che voi potete scrivere in chat nel momento in cui naturalmente ne sentite l'esigenza. Io raccoglierò le domande, cercherò di capire a chi sono dirette dei due esperti e alla fine c'è questo spazio in cui gli esperti forniranno le risposte. Nel caso in cui non bastino i 15 minuti previsti, sappiate che c'è un blog di cui vi metterò il link in chat che ho aperto mettendo la notizia di questo ciclo di webinar su Innovatori PA, un'altra piattaforma di Formez che contiene delle comunità virtuali su tematicamente diciamo afferenti poi ai nostri progetti, ai temi che trattiamo in via principale. Quindi vi metterò il link perché eventualmente gli esperti produrranno delle risposte scritte che verranno poi caricate appunto su Eventi PA. Diciamo che vi rispondo a tutti i dubbi che avete in chat, se mi fate le domande. Io adesso non rubo ulteriore tempo e lascio la parola a Maria Luisa, l'ingegner Maria Luisa De Santis, che è dell'area Soluzioni per la PA di Agid, in particolare responsabile del servizio redazione regole tecniche e monitoraggio contratti. Se Maria Luisa mi sente, io disattivo la mia webcam e il microfono e le lascio la parola. Buongiorno, grazie Patrizia per la preziosa Prego. introduzione. Buongiorno a tutti, innanzitutto mi presento, sono Maria Luisa De Santis, ingegnere informatico, responsabile del settore innovazione tecnologica della provincia di Como sino all'anno 2017. Dal 2017 collaboro con il gruppo monitoraggio dell'Agenzia per l'Italia Digitale. L'obiettivo di oggi vi è stato illustrato da Patrizia. Adesso concentriamoci, ecco, appunto, sulla prima parte del webinar che prevederà la descrizione dell'analisi più che altro dei contenuti della circolare numero 1 2021 relativa al monitoraggio dei contratti. In particolare, in questa prima fase del webinar analizzeremo l'ambito di applicazione, i ruoli, le responsabilità ed i primi adempimenti. Monitoraggio contratti. Monitoraggio dei contratti è un'attività essenziale per garantire un'efficace governance all'interno di un ente pubblico. Ovviamente è un'attività a supporto delle figure cardine del processo di digitalizzazione, dell'enorme direi processo di digitalizzazione che sta investendo il nostro paese. Quindi le figure ovviamente più rappresentative a livello IT all'interno di un ente, o meglio di un'amministrazione, di una pubblica amministrazione, sono rappresentate appunto dal responsabile della transizione al digitale, così definito dall'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale, dai responsabili dei sistemi informativi e dai funzionari o dirigenti responsabili dei procedimenti e direttori dell'esecuzione. Il monitoraggio è un insieme, è un'attività specialistica e richiede competenze di diverso tipo. Affronteremo il contesto normativo, verificheremo all'interno di un possibile, diciamo, scenario l'aderenza col piano triennale. Abbiamo delle
vedremo lungo il percorso formativo e quindi lungo i webinar che all'interno dei webinar che abbiamo previsto, delle pillole, delle piccole, diciamo, collegamenti con la disciplina del project management e l'analisi dei servizi e la sicurezza. Ovviamente alcune sono competenze che sono fondamentali per svolgere una corretta attività di monitoraggio. Problema nella. Maria Luisa, se riesci ad alzare un po' l'audio. Ok, Sì. che ti sentiamo con un tono abbastanza basso. Ecco, adesso ho alzato il volume, quindi Meglio, spero. meglio. Dimmi se. Ok. Io meglio. Perfetto. Riprendendo quindi l'argomento, l'obiettivo è quello appunto di aiutarvi e di condividere con voi le modalità operative e gli strumenti necessari per impostare una corretta ed efficace, soprattutto, attività di monitoraggio all'interno delle amministrazioni. Questo l'obiettivo, questa slide aveva proprio, diciamo, il compito di illustrarvi la motivazione per cui il percorso formativo è costituito da ben 6 webinar. Ecco, può sembrare complesso, ma in realtà, come vedrete, gli oggetti dei webinar, i contenuti dei webinar, rispondono fedelmente alla struttura della circolare. È indispensabile in questa fase, diciamo, introduttiva del percorso dare a tutti voi almeno un'idea del contesto normativo all'interno del quale ci stiamo muovendo. Il concetto di monitoraggio è stato codificato per la prima volta nel decreto 93, che è stato il decreto di costituzione dell'autorità per l'informatica della pubblica amministrazione. A seguito del decreto, la stessa AIPA ha emanato ben 4 circolari relative al monitoraggio dei contratti ed è stata definita la categoria cosiddetta dei contratti di grande rilievo. Il legislatore ha previsto per questa tipologia di contratti un monitoraggio obbligatorio. Questo perché? Perché in realtà i contratti IT stavano cominciando ad assumere le dimensioni economiche. Delle dimensioni economiche notevoli, al pari dei contratti dei lavori. E quindi ovviamente ci si poneva il problema di affiancare i sistemi informativi con delle metodologie adatte a garantire la corretta esecuzione dei contratti. Nei contratti di grande rilievo, come vedete nella slide, sono state individuate fondamentalmente 3 tipologie, ossia la tipologia dei contratti associata ad una ben precisa soglia economica, quindi è stata individuata la dimensione economica, pari, come vedete, a superiore a 25 milioni di euro e superiore a 5 per i contratti pluriennali. La seconda categoria era quella associata ai contratti di interesse pubblico, quindi relativi alla sicurezza, la difesa nazionale, le consultazioni elettorali. La terza è associata a dei criteri di impatto organizzativo, quindi all'interno dei contratti che presentavano un particolare valore strategico, comunque veniva imposta un'attività di monitoraggio obbligatoria. A seguito, il decreto 179 ha abrogato il decreto 93, come diciamo, spesso capita nel panorama legislativo, insomma, del nostro paese, e contestualmente il decreto ha modificato il codice dell'amministrazione digitale. Questo per dirvi, per associarvi, per spiegarvi il motivo per cui AGID, l'Agenzia per l'Italia Digitale, si interessa di monitoraggio dei contratti. In realtà questo compito gli è stato attribuito dal legislatore nel codice dell'amministrazione digitale. Nello specifico, l'articolo 14 del codice dell'amministrazione definisce le funzioni e i compiti dell'Agenzia per l'Italia Digitale e tra questi, al comma 2 lettera H, all'Agenzia viene assegnata la funzione di definire i criteri e le modalità
per il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti. In applicazione quindi a quanto definito dal legislatore, AGID emana, predispone ed emane la prima circolare contenente le indicazioni operative da dare a tutte le pubbliche amministrazioni. Quindi la prima circolare è stata la 4 del 2016. A partire dal 2016, AGID ha collaborato con un stretto gruppo, diciamo, di amministrazioni centrali e anche qualche regione, definendo appunto, supportando le amministrazioni negli adempimenti previsti della circolare, e durante appunto questi 4 anni è stata maturata anche la necessità di apportare delle modifiche alla prima circolare emessa nell'ottica di semplificare gli adempimenti previsti e di associare, insomma, orientare la strategia del monitoraggio il più vicino possibile a quella del project management. Per questo motivo, il 1 gennaio del 2021, il 20, scusatemi, il 20 gennaio del 2021 è stata messa la circolare numero 1 recante appunto i criteri per il monitoraggio. Tale circolare ha una data di decorrenza che è l'11 febbraio 2021. Data di decorrenza, quindi a partire dall'11 febbraio tutte le amministrazioni che rientrano nell'ambito di applicazione che vedremo tra qualche istante sono soggette agli adempimenti previsti dalla stessa circolare. Entriamo nel merito. La circolare è strutturata, come vedete nella slide che vi sto mostrando, in diversi capitoli e 3 allegati. Abbiamo un ambito di applicazione del monitoraggio all'interno del quale vengono individuati i soggetti destinatari della circolare, la tipologia dei contratti soggetti a monitoraggio. In termini di ruoli e responsabilità viene introdotta la figura responsabile del monitoraggio, che è definito appunto il responsabile di tutte le attività del monitoraggio che vengono portate avanti all'interno dell'ente. E vengono definiti una serie di adempimenti che vedremo nel dettaglio. Vi preannuncio che la documentazione che viene richiesta da AGID, che viene richiesta di produrre dalle amministrazioni nei confronti di AGID, verrà puntualmente analizzata nel corso di questo percorso formativo. Infatti, come avete potuto vedere nel programma, abbiamo dei webinar dedicati alla tipologia di documenti che abbiamo richiesto. In particolare, vedete che tra gli allegati abbiamo lo schema dei rapporti, il ciclo di vita del monitoraggio e lo schema per il documento di screening. Abbiamo dedicato dei webinar ad hoc proprio perché ci sono arrivate una serie di richieste specifiche di chiarimento da parte delle amministrazioni e quindi abbiamo ritenuto opportuno approfondire tutti gli aspetti durante questo percorso in modo da facilitare sia le amministrazioni che non hanno ancora iniziato questo percorso, sia quelle che comunque da mesi cercano di diciamo, organizzare le proprie attività in funzione della circolare. Ambito di applicazione. Non vi nascondo che mi sono arrivate diverse email con la richiesta di valutare se partecipare o meno al webinar, in quanto non gli risultava chiaro se la propria amministrazione di appartenenza dovesse perlomeno rispondere agli adempimenti della circolare. Allora, le amministrazioni interessate dalle attività di monitoraggio previste dalla circolare 1/2021 sono tutte le pubbliche amministrazioni, o meglio, nel dettaglio, sono quelle previste dall'articolo 2,2 lettera A del codice dell'amministrazione digitale. Quindi amministrazioni centrali, amministrazioni locali, autorità indipendenti, siete tutti soggetti alle prescrizioni. A questo punto però mi sembra anche doveroso chiarire, o meglio forse era corretto farlo in premessa,
che le attività di monitoraggio richieste da Agid non sono altro che attività che all'interno dell'ente vengono già svolte da figure importanti, quali i responsabili di monitoraggio e i direttori dell'esecuzione del contratto. Magari la formalizzazione, l'esposizione, la raccolta dei documenti, delle informazioni, dei dati viene richiesta in un determinato modo, ma in termini di contenuto vi assicuro che sono già disponibili, che sono tutte informazioni disponibili all'interno dell'ente e che già i funzionari, sia tecnici che amministrativi, elaborano. Vediamo quali sono le tipologie di contratti che sono soggetti all'ambito della circolare. Li abbiamo divisi per i criteri che sono stati già affrontati dal legislatore quando all'inizio della presentazione abbiamo parlato di contratti di grande rilievo. Quindi ribadisco un criterio economico, un criterio legato all'organizzazione e quindi all'impatto, e criteri legati di interesse pubblico, quindi a contratti di interesse pubblico. Andiamo a vedere nel dettaglio. Questa è una slide riepilogativa che vi mostra appunto quali sono le soglie dei contratti interessati. Siccome questo è un aspetto ovviamente, diciamo il fulcro, quindi è il caso di porci la dovuta attenzione. Allora, per quanto riguarda i contratti generici, la circolare prevede una soglia superiore a 10 milioni di euro, nel caso in cui i contratti abbiano validità pluriennale, superiore a 2 milioni e mezzo di euro. Ovviamente, nel caso in cui le procedure siano suddivise in lotti, nei grandi contratti succede, si considera il valore totale della procedura indipendentemente dal numero di lotti e dal valore. Anche le proroghe e gli atti aggiuntivi delle tipologie di questo contratto sono comunque soggette all'attività di monitoraggio. Se avete dubbi, e necessità di chiarimento sulle informazioni che vi sto dando, non esitate a scrivere in chat in modo tale che, insomma, da poter, affrontare le vostre perplessità. Le altre tipologie di contratto sono le adesioni dei contratti quadro e le procedure CONSIP. In questo caso la soglia stabilita è pari a 10 milioni di euro. In ultimo, gli affidamenti in-house. Vi sottolineo che nella prima circolare emessa i contratti legati alle adesioni CONSIP e gli affidamenti in-house non erano stati presi in considerazione. In questa fase in cui tutte le amministrazioni, viste anche gli adempimenti imposti dalle leggi di stabilità dell'adozione di contratti quadro, convenzioni, si è deciso quindi di estendere il monitoraggio anche a queste tipologie di contratti. Nel caso di affidamenti in-house abbiamo una soglia più bassa che è pari a 5 milioni di euro annui. Passiamo al criterio di impatto. I contratti sono quelli aventi appunto un impatto sotto il profilo organizzativo o dei benefici che si prefigge l'ente, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate. E diciamo non ultimo, i contratti che rientrano appunto tra gli obiettivi e i risultati attesi che diciamo, le singole amministrazioni devono perseguire in funzione diciamo, delle indicazioni date nel piano triennale. Ad esempio, se delle amministrazioni decidono di contrattualizzare dei progetti o dei servizi che comunque risultano essere particolarmente strategici per l'ente, indipendentemente dalle dimensioni economiche, si potrebbe decidere di sottoporli a monitoraggio. L'ultima categoria è quella legata ai contratti che hanno interesse pubblico, i contratti di interesse pubblico, che sono appunto quelli costituiti, rappresentati dalla sicurezza, dalla difesa nazionale e dalle consultazioni elettorali. Iniziamo a definire quali sono i ruoli, o meglio, la nuova figura che viene introdotta dalla circolare del monitoraggio, il cosiddetto responsabile del monitoraggio.
Il responsabile è di norma un dirigente o un funzionario apicale appartenente all'ufficio del responsabile per la transizione digitale, che ha appunto la responsabilità di gestire tutte le attività legate al monitoraggio. Questa nomina è obbligatoria per le amministrazioni che rientrano nell'ambito che vi ho illustrato nelle slide precedenti e deve essere formale. Ovviamente è possibile considerare diversi casi, ossia il caso in cui il responsabile del monitoraggio coincida con il responsabile della transizione al digitale, o il caso in cui il responsabile del monitoraggio sia stato individuato, quindi come persona diversa dall'RTD, e formalmente nominato. Vi anticipo che nelle amministrazioni con le quali lavoriamo in stretta collaborazione, diciamo il gran numero, il responsabile del monitoraggio coincide con il responsabile per la transizione. Noi abbiamo lavorato in questi anni con l'INAIL, con il Ministero della Salute, con il Ministero delle Infrastrutture e l'introduzione della figura del responsabile del monitoraggio nel corso di questi 4 anni, a partire dall'emissione della prima circolare, ha comunque consentito alle amministrazioni di migliorare la loro organizzazione dal punto di vista della gestione dei contratti. Quali sono i compiti? In realtà il responsabile del monitoraggio diventa l'unica interfaccia verso l'agenzia, quindi Agenzia per l'Italia Digitale, verso i fornitori, il fornitore di servizi relativamente appunto al servizio di monitoraggio. Supporta il responsabile per la transizione, supporta i RUP e supporta i DEC nell'esecuzione dei contratti, perché noi sappiamo benissimo che il compito, la responsabilità di supervisionare l'esecuzione del contratto è formalmente condivisa tra il RUP e il DEC, come previsto appunto dal codice dei contratti. Se volessimo in qualche modo rappresentare gerarchicamente, quindi dare un'idea di come è possibile collocare questa nuova figura prevista dalla circolare all'interno dell'ente, possiamo immaginare una struttura di questo tipo. Ossia, come figura apicale, ovviamente non si può far altro che considerare gli RTD. L'RTD ha bisogno, ovviamente, di poter accedere a tutta una serie di informazioni per poter definire le strategie da adottare per i sistemi informativi, per la fonia, per le telecomunicazioni, per rispondere a tutte le funzioni che gli sono state imposte, diciamo, assegnate dal codice. Il responsabile del monitoraggio quindi diventa una figura strategica di supporto da collocare tra l'RTD e tutti i servizi barra uffici che gestiscono i contratti. Noi dipendenti pubblici sappiamo benissimo che a volte si vengono a creare dei compartimenti, delle separazioni. Quindi il monitoraggio deve essere vista come un'attività trasversale all'ente, che consenta appunto di raccogliere tutti i dati e le informazioni per poter facilitare l'avanzamento dei contratti. Noi sappiamo benissimo che il nostro paese in questo momento ha degli obiettivi molto stringenti, dei vincoli temporali da rispettare e il monitoraggio, lo stretto monitoraggio dell'avanzamento dei contratti è un'attività veramente fondamentale. Per quanto riguarda gli adempimenti, vi anticipo, ma poi vedremo in una tabella riepilogativa a breve, che la nomina del responsabile del monitoraggio deve essere formalmente trasmessa all'agenzia digitale, che pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei responsabili di monitoraggio. Quindi questa slide per porre comunque l'attenzione sul fatto che diciamo, il concetto del monitoraggio e la diffusione della circolare ad oggi sono rappresentate da, a secondo, come vedete, suddiviso le varie tipologie di amministrazioni che sono tutte soggette alla circolare, quindi al momento abbiamo un elenco pubblicato sul nostro sito,
potete tranquillamente raggiungere. Magari nella presentazione che metteremo a disposizione posso inserire anche il relativo link. 19 responsabili del monitoraggio, a fronte di 15.960 uffici dell'IRTD e quindi di altrettante, diciamo, pubbliche amministrazioni che sono registrate sul indice IPA. Vediamo adesso quali sono gli adempimenti previsti dalla circolare. La nomina del responsabile con le relative tempistiche. La nomina del responsabile del monitoraggio, che abbiamo detto è a carico dell'amministrazione, va trasmessa ad AGID la prima volta, ovviamente, che viene effettuata, oppure nel caso in cui successivamente venga modificata. Quindi, se ci sono delle modifiche organizzative o delle nuove nomine, è necessario comunque effettuare una ritrasmissione. Secondo adempimento, nella slide precedente vi ho rappresentato le tipologie di contratti che sono soggette alla circolare. Compito dell'amministrazione è verificare all'interno del proprio operato, quindi del proprio portafoglio di contratti in essere, i contratti che rientrano nelle suddette tipologie. Formalizzare un elenco, trasmetterlo appunto all'agenzia e pubblicarlo sul sito istituzionale in corrispondenza della sezione Amministrazione Trasparente. Per quanto riguarda, diciamo, la trasmissione dell'elenco e la pubblicazione, la circolare prevede due scadenze, che sono il 30 marzo per la prima trasmissione ed il 30 settembre per eventuali aggiornamenti successivi. Predisposizione del documento di screening del contratto. Per quanto riguarda gli adempimenti, è necessario tenere presente che l'amministrazione, per ciascuna tipologia di contratto rientrante all'interno delle tipologie previste, elabora il documento di screening, che non è altro che un documento all'interno del quale vengono riepilogate le informazioni basilari da trasmettere ad AGI per consentire la valutazione del contratto. Questo documento va trasmesso anche come prima, come l'adempimento precedente, o entro il 30 marzo o entro il 30 settembre. Vi sottolineo, insomma, che su queste tipologie di documenti no, abbiamo deciso di non soffermarci, ovviamente, in questa sede, perché abbiamo previsto dei webinar ad hoc. Quindi, ecco, io oggi vi faccio un cappello di quello che prevede la circolare. Poi entreremo nel merito anche con degli esempi, in modo da darvi tutte le informazioni utili e necessarie per poter procedere con l'elaborazione dei documenti autonomamente. Avremo, oltre che il documento di screening, la circolare prevede il piano di monitoraggio. Piano di monitoraggio all'interno del quale l'ente descrive le modalità, le regole che si vuole dare per svolgere un'attività efficace di monitoraggio. Elemento, o meglio strumento fondamentale per svolgere questa attività è rappresentato dal rapporto di avanzamento contrattuale. Il rapporto di avanzamento contrattuale, da noi addetti indicato come RAC, non è altro che la sintesi di tutte le informazioni essenziali legate all'avanzamento del contratto. Informazioni quali informazioni contabili, stato di avanzamento lavori, sintesi per la direzione, e anche in questo caso vi aiuteremo a, diciamo, vi daremo tutte le indicazioni e degli schemi per poter produrre autonomamente questo documento. Riguardo al rapporto di avanzamento contrattuale, vi sottolineo che AGID annualmente individua, secondo precisi criteri,
alcuni contratti da sottoporre a monitoraggio, criteri che possono essere legati alla dimensione economica, all'obiettivo strategico, perché voi sapete che l'agenzia dipende strettamente dal ministro e potrebbe esserci in particolari momenti la necessità di porre dell'attenzione su determinati contratti. Quindi annualmente AGID individua determinate amministrazioni e chiede loro l'invio dei rapporti di avanzamento contrattuale. Quest'anno in particolare, e troverete sul sito le informazioni relative all'individuazione dei contratti che andremo a sottoporre a monitoraggio per l'annualità 2021, sono rappresentati, cioè i contratti che abbiamo individuato sono rappresentati dal contratto Noi PA, quindi la piattaforma che viene utilizzata da noi dipendenti pubblici, il contratto di INAIL, anche lì perché voi sapete che noi abbiamo un processo di migrazione verso il cloud, abbiamo individuato dei contratti strategici portati avanti dall'amministrazione centrale. Come regione abbiamo individuato la regione Piemonte, quindi andremo a monitorare l'in-house CSI Piemonte. Sono quindi, diciamo che abbiamo individuato un contratto rappresentativo per ciascuna tipologia di contratto che abbiamo all'interno della circolare. Quindi, questo per dirvi che i rapporti di avanzamento contrattuale, sono un elemento fondamentale e che insomma, annualmente AGID, mi ripeto, individua delle amministrazioni e valuta, supporta, chiarisce, chiede contenuti per capire come questa attività di monitoraggio viene svolta. Per quanto riguarda i rapporti di avanzamento contrattuale, poi abbiamo due tipologie diverse di contratti, di rapporti, il rapporto di avanzamento contrattuale definito e il rapporto ex post. Anche questo sarà oggetto di una specifica lezione riguardo i contenuti ed è un rapporto che viene redatto alla fine del contratto, o meglio 3-6 mesi dopo la chiusura del contratto, che ci indica appunto quali possono essere i risultati raggiunti, perché noi sappiamo che nel momento in cui a partire da una programmazione strategica si individuano determinati obiettivi e granularmente si arriva alla definizione di un contratto, ovviamente ciascun contratto deve rispondere a degli obiettivi o dei risultati che ci si era posti all'inizio in fase di programmazione. Anche riguardo alla definizione di obiettivi e indicatori di monitoraggio, abbiamo previsto un ulteriore approfondimento perché è fondamentale per garantire la corretta gestione del contratto avere dei parametri che risultano essere misurabili, quindi parametri che vengono misurati all'inizio del contratto, quasi in fase di pianificazione, e si stabiliscono dei valori presunti, degli indicatori che insomma ci si pone di raggiungere e si valutano poi in corso d'opera, associandoli a diversi ovviamente milestone o stati di avanzamento, e al termine del contratto si verifica quanto se c'è stato dello scostamento o quanto è stato raggiunto o parzialmente raggiunto. Quindi, diciamo che in questa prima fase del webinar l'obiettivo era quello di darvi una panoramica di quello che vorremmo affrontare nei prossimi webinar, di informarvi sui contenuti della circolare in termini appunto di tipologia di amministrazioni e tipologie di contratti. A questo punto vi faccio presente che ovviamente il monitoraggio può essere, a seconda dell'amministrazione, può essere definito, può essere affrontato, può essere gestito da un gruppo interno o in alternativa affidato ad un fornitore esterno, come qualunque altro servizio.
Ma ecco, di questa seconda, diciamo, fase e approfondimento dell'argomento verrà appunto portato avanti dal mio collega Susa nella seconda fase. Vi chiedo di insomma, esprimere liberamente i vostri dubbi perché ho avuto modo di leggere, insomma, di verificare l'elenco dei partecipanti. E ci sono molti di voi che appartengono ad amministrazioni e anche diciamo amministrazioni non di piccole dimensioni che comunque si troveranno in questo periodo, come già in passato, ma in questo periodo in particolare, a portare avanti dei contratti, insomma, con delle scadenze serrate, visto anche i diversi obiettivi del piano di resilienza. Quindi sarebbe anche diciamo opportuno condividere o conoscere quali sono i vostri dubbi e le vostre difficoltà nell'organizzare un ufficio propriamente di monitoraggio. Un'ultima informazione che vi do, nell'ultima sessione, diciamo, prevista del corso, abbiamo chiesto a delle amministrazioni con le quali abbiamo lavorato in questi 4 anni di esporre le loro esperienze, quindi di condividere con voi le loro esperienze, magari per poter anche cercare di, come dire, condividere le eventuali problematiche, utilizzare delle best practice. Noi abbiamo già tempo fa portato avanti le presentazioni alle regioni, c'è stato un importante momento di condivisione con delle regioni che erano in qualche modo, insomma, più avanti rispetto ad altre. Vedo che avete scritto una serie di domande legate alle tipologie di contratto. Maria Luisa, alcune sono anche delle considerazioni a cui però si può rispondere perché possono essere intese anche come domande. Quindi se le leggi di seguito rispondiamo in parte se vuoi adesso, in parte alla fine, decidi tu come vuoi. Sì, cerco di vedere quali, di distinguere quali sono. Allora, gli importi, mi viene chiesto se gli importi indicati devono intendersi, credo, comprensivi di IVA. No, sono tutti importi netti. In genere, quando parliamo di contratti, diciamo, è buona prassi parlare di importi netti. Poi mi viene chiesto. Ok, parliamo di un contratto di. Allora, vediamo se a questa possiamo rispondere in modo, diciamo, estemporaneo. Allora, un contratto di circa 10.000 euro annui per spostare i sistemi server presso la nostra in-house regionale. Ok, nell'ambito del progetto del piano triennale Refinity Data Center. Dobbiamo effettuare la procedura di monitoraggio? La risposta è sì. Non parliamo tanto di procedura, ma parliamo di attività di monitoraggio e parliamo di un in-house, chiedo scusa, un in-house, la soglia, tutti i contratti che superano le soglie che vi ho elencato sono soggetti a monitoraggio obbligatorio, non ci sono deroghe. Ok? Quindi, come vi ho anticipato, inizialmente nella prima circolare le in-house non erano sottoposte a monitoraggio obbligatorio. Dall'11 febbraio 2021 l'Agenzia Digitale ha intrapreso, cioè ha deciso, visto anche le grandi realtà in-house che abbiamo in Italia, perché ne abbiamo diverse, di estendere appunto questo adempimento anche a loro. Comunque, per qualsiasi ovviamente approfondimento, perché mi rendo conto che il tema ad alcuni di voi insomma risulta abbastanza nuovo, quindi per qualsiasi approfondimento ovviamente al termine vi daremo i nostri riferimenti mail. Vediamo se riesco a rispondere a qualche altra domanda, poi per le altre risponderò a tutte, quindi quelle insomma, che non riusciamo a condividere adesso, magari le condividiamo a chiusura dell'intervento del collega o in apertura del prossimo intervento, perché il nostro interesse è veramente creare una sinergia in modo da cercare di affrontare questa tematica nel dettaglio.
Allora, per semplificare, la leggo insieme a voi in modo da condividere con voi la. Per semplificare, una parte degli adempimenti per le PA locali sui controlli di certificazione del casellario giudiziario antimafia, suggerisco che per gli affidamenti nell'ambito degli appalti specifici derivanti da accordi quadro, questi controlli siano fatti a monte e periodicamente da Consip stessa. Allora, Luca Dainese, io concordo con, nel senso che dobbiamo fare una distinzione, ok? I controlli fatti da Consip sono controlli fatti sui requisiti generali, requisiti finanziari, requisiti economici delle società che si iscrivono alle piattaforme, agli strumenti dinamici di acquisizione. Non sono questi tipi di controlli. Poi diciamo che noi del monitoraggio non parliamo di controlli, parliamo di monitoraggio. Noi non dobbiamo controllare nessuno, dobbiamo cercare di raggiungere le tempistiche e gli obiettivi che ci siamo posti in fase di pianificazione. Questo è lo scopo del monitoraggio. C'è un piano di fabbisogni, un capitolato, una pianificazione temporale, quello che volete a seconda della tipologia di procedura che state portando avanti, e c'è uno stato di avanzamento lavori ed una chiusura, un collaudo. Quindi bisogna verificare questo in termini ovviamente anche contabili, delle cifre che sono state stanziate, delle tempistiche, ma non sono, ecco, sono, non è paragonabile al controllo che viene fatto da Consip. Spero di essere stata chiara. Se volete, ci possiamo, anche in funzione delle vostre domande, possiamo prevedere dei momenti di confronto. Antonio Luigi Cappellutti, l'organigramma della gerarchia delle responsabilità legata al monitoraggio dei contratti presuppone una disponibilità di figure apicali estremamente ampia. Molto spesso in tali contratti l'RTD coincide con il RUP, ovvero con il DEC. Condivido pienamente, questo è un problema che riguarda tutte le amministrazioni. Ovviamente i carichi di lavoro non sono, diciamo, rapportati al numero di risorse che sono presenti nelle amministrazioni e spesso sappiamo che le competenze tecniche non sono, diciamo, numericamente, proporzionate ai carichi. Condivido, ma purtroppo questo è un problema che, insomma, hanno tutte le amministrazioni. Si consiglia ovviamente di distinguere per una serie di conflitti che la responsabile del monitoraggio ovviamente non coincida con il RUP o con il DEC dei contratti che vengono sottoposti al monitoraggio, però è una buona prassi. Ovviamente poi Agind non entra nel merito delle decisioni delle amministrazioni. Quando nel paragrafo si parla di monitoraggio, si intende solo i contratti ICT, per cui avrebbe senso una sovrapposizione con RTD o tutti in genere? Questa domanda non mi è chiara, magari la leggo con calma e ne parliamo, insomma, nel secondo momento di confronto a seguito dell'intervento di Andrea. Se una PA non gestisce rientranti le tipologie, deve comunque nominare il responsabile di monitoraggio? La risposta è sì. La nomina del responsabile di monitoraggio è obbligatoria e deve essere, tra l'altro, formale e trasmessa. Abbiamo 31 affidamenti in-house, Renato Serra, aventi valore complessivo superiore ai 5 milioni. Dobbiamo monitorarli tutti? Questa è una domanda che riguarda diverse amministrazioni. Ovviamente ci sono contratti più strategici di altri. Ci sono contratti più delicati di altri. Questo potremmo affrontarlo insieme. Voi comunque iniziate ad inviare e a produrre la lista dei contratti che rispondono alle tipologie da me descritte, in modo tale che Agid si renda conto di che tipologie di contratti stiamo parlando. Comunque, è un problema di molti. Ripeto, l'attività di monitoraggio è a carico dell'ente. Viene affrontato nel webinar la questione in merito al GDPR sulla privacy? No, diciamo che la questione, diciamo, esula dal discorso monitoraggio, non è questa la sede opportuna. In quale sezione dell'amministrazione trasparenza?
Le dico, l'indirizzo è indicato nella circolare. Noi abbiamo sezione trasparenza, amministrazione trasparenza. A un certo punto nel menu c'è scritto altri contenuti. Proprio lo vedete diciamo, nell'albero definito dal decreto 33. In corrispondenza di altri contenuti, create una pagina ad hoc per il monitoraggio. Queste indicazioni le trovate comunque nella circolare. Se volete, integro magari la presentazione con il link, con il path del percorso. Allora, Alessandro Zizzeri, vorrei sapere se i contratti da porre sotto monitoraggio sono, non leggo bene, non, sono quelli di tipo ICT o tutti a prescindere dalla natura? Allora, diciamo che sarebbe il caso di partire da quelli ICT. Mettiamola così, sicuramente connettività, sicuramente tutto ciò che riguarda la gestione dei sistemi informativi. È sicuramente buona norma iniziare dai contratti ICT. Al monitoraggio è connesso un benchmark prestazionale qualitativo, Marcello De Marca, dopodiché ci fermiamo perché altrimenti non vorrei togliere tempo al collega, magari nella seconda parte affrontiamo le altre. È connesso un benchmark prestazionale qualitativo sui risultati ottenuti, i vostri risultati attesi in output allo stesso monitoraggio. Questa domanda non mi è chiara, magari se la riscrivete nel modo, diciamo, leggermente in modo un po' più chiaro, io rispondo molto volentieri nella seconda sessione. Prescrizioni, Giuseppe Voci. In realtà non parliamo di prescrizioni per la nomina dell'RTD o del responsabile del monitoraggio. Dell'RTD, se scrive in chat RTD, e prescrizioni non credo che ce ne siano, nel senso che l'individuazione del responsabile della transizione ovviamente è fatta sulla base delle competenze tecnologiche, organizzative e manageriali che la persona dovrebbe avere. Quindi non abbiamo particolari indicazioni nell'articolo 17 del CAD. Allora, questa è l'ultima domanda a cui rispondo, poi ripeto, le scrivete e insieme a Patrizia le guarderò e vi risponderemo a tutte. Un piano annuale, allora, Italo della Noce, un piano annuale ST con la in-house, ok, contiene, sarei curiosa di sapere quale in-house, Italo della Noce. Lo puoi scrivere in chat, Trentino Digitale, ok, quindi la in-house, intanto sono tutte informazioni pubbliche, non andiamo a chiedere nulla di particolare. Un piano annuale ST con l'in-house contiene più iniziative di sviluppo che di gestione, la cui somma è superiore a 2.000, è soggetta a monitoraggio. Ripeto, tutti i contratti che sono superiori alle soglie che abbiamo indicato. Non ci sono, non c'è discrezionalità nella scelta. La dimensione in questo caso è economica. Comunque, nella seconda parte, se vi può essere utile, andremo anche a valutare e a descrivere le tipologie di contratti con cui abbiamo avuto a che fare finora. Quindi vi suggerisco di seguirla con attenzione perché vi chiarirete anche alcuni altri dubbi. Adesso, richiamata l'attenzione da Patrizia, lascio molto volentieri la parola e ripeto, se avete altre domande continuate a scriverle perché insomma io e Andrea risponderemo comunque alla fine della sessione. Grazie a tutti per l'attenzione. Allora, io ringrazio Maria Luisa De Santis e la ringrazio anche per le risposte, per la rapidità a cui ha dato risposta alle domande in chat. Guarderà appunto anche le altre, le due che sono rimaste, soprattutto una un po' criptica, e risponderà dopo. Io adesso, se siete d'accordo, interromperei quei 10 minuti per fare la pausa caffè.
Quindi ci possiamo ritrovare alle 15:34 di nuovo qui con Andrea Susa che affronterà la seconda parte del webinar con appunto la sua comunicazione. Allora ci rivediamo tra 10 minuti puntuali, sempre qui. Grazie mille. Io se lascerei la parola ad Andrea Susa, che è uno storico consulente di Agid ed è esperto di governance ICT e di monitoraggio dei contratti ICT. E la sua comunicazione, come da programma, riguarda l'organizzazione e il supporto al monitoraggio interno ed esterno. Andrea, ci sei? Prova a parlare. Ci sono, mi sentite bene? E ti sentiamo. Ti sentiamo bene? Sparisco. Ok, scusate il faccione, tanto per iniziare. Allora, quello che vi sto per raccontare, almeno nelle prime slide, sono una serie di buone pratiche. Non è normato da nessuna parte che dobbiate fare così il monitoraggio, ma è un insieme di buone pratiche che possono supportare l'amministrazione nella gestione del monitoraggio. Allora, prima di parlare di monitoraggio e di organizzazione del monitoraggio, è importante precisare alcuni concetti chiave. Cioè, in teoria, le organizzazioni pubbliche dovrebbero avere un livello di governance IT, un livello di gestione progetti, programmi, la gestione dell'infrastruttura dei servizi IT. E tutto quello che è connesso praticamente a infrastrutture e servizi, cioè IT security, data protection, business continuity, performance, eccetera. Il monitoraggio è praticamente quella pratica vista in tutte le best practice che serve a misurare e a verificare il raggiungimento di obiettivi. Perché questa premessa? Perché vogliamo andare a individuare quali possono essere le competenze e le conoscenze necessarie per un gruppo di monitoraggio. Come voi tutti sapete bene, di solito le pubbliche amministrazioni o gestiscono l'IT internamente con proprie risorse, oppure lo affidano a un fornitore esterno, oppure hanno una modalità mista, cioè c'è sia delle risorse interne che l'affidamento a fornitori esterni. Di solito questi affidamenti si fanno per contratti. E i contratti possono avere a che fare con le più disparate tematiche. Il monitoraggio dei contratti è esattamente questa attività, cioè la parte di monitoraggio finalizzata alla verifica delle attività affidate a fornitori esterni, cioè quello che è praticamente la gestione dei fornitori. Perché abbiamo fatto questa premessa? Perché? Proprio perché tutte le tipologie di contratti possono essere affidate a un fornitore esterno, quindi attraverso un contratto, e quindi la competenza specifica molto spesso non è all'interno dell'organizzazione, dell'amministrazione. Ora, se parliamo di contratti pubblici, ci possono essere contratti che hanno a che fare con lo sviluppo software, con la consulenza, manutenzione, gestione licenze, addirittura praticamente formazione, conduzione infrastrutturale e così via. Quindi questi contratti, monitorare questi contratti è necessario praticamente anche delle competenze che vanno al di là di quelle richieste a volte al RUP e al DEC e che molto spesso il RUP e il DEC non hanno. Quindi la visione di un monitoraggio che supporti l'amministrazione nella gestione dei contratti e nel raggiungimento degli obiettivi è quello che Agid vuole fare attraverso questa circolare e attraverso praticamente questa serie di webinar, cioè darvi delle buone pratiche che possono essere, non dico facilmente, ma possono essere innestate all'interno delle organizzazioni pubbliche proprio per rendere più semplice la gestione dei contratti. Più semplice il controllo sui fornitori. Non parlo di controllo amministrativo, ma controllo sul raggiungimento degli obiettivi che io mi sto dando. Ora, perché facciamo questa premessa? Perché
Perché se è necessario, ad esempio, in un contratto di sviluppo software, che io vada a verificare non soltanto attraverso un collaudo di tipo funzionale, ma anche con collaudi di altra forma, ad esempio quelle sulla sicurezza, sulla performance, sull'accessibilità, queste competenze non è detto che l'amministrazione le abbia internamente nella commissione di collaudo. Quindi che cosa succede spesso è che questi requisiti vengono lasciati praticamente al fornitore, cioè il fornitore mi garantisce che l'applicazione che mi ha realizzato è sicura, che quote esattamente quel numero di function point, che le performance sono quelle, ma non ho possibilità di fare un riscontro interno. Quindi il monitoraggio attraverso queste competenze specifiche supporta le amministrazioni in questa tipologia di attività. Ovviamente il collaudo è solo una parte, c'è anche la parte di pianificazione e gestione. C'è anche la parte, ad esempio, di verifica e controllo. Quindi, questa slide sta a significare proprio questo. Se io devo gestire un contratto, sia di tipo orizzontale, quindi semplicemente di tipo di sviluppo, di gestione dell'infrastruttura, tutto qua, o di tipo verticale, in cui i grandi contratti che comprendono praticamente tutto, ho necessità di avere delle competenze specifiche anche a supporto del RUP e del DEC, per gestire questi contratti. E infatti, praticamente, cosa dice la circolare del monitoraggio? Dice che le attività le deve fare il responsabile del monitoraggio, il quale, poverino, non essendo ancora Superman, non ha ancora i superpoteri che gli derivano da chissà quale imposizione, si ritrova a dover fare tutta una serie di cose per le quali non è che ha chissà quali competenze specifiche, a meno che non sia un tuttologo alla Paperoga, e quindi è necessario dargli un supporto. La classica domanda che viene fatta di solito in aula a quest'ora è che, ok, non riusciamo a dare il supporto al RUP, non riusciamo a dare il supporto al DEC, perché dovremmo darlo al responsabile del monitoraggio? Intanto, la prima risposta è: magari dandole al responsabile del monitoraggio, lui le mette a fattor comune a tutti i RUP e tutti i DEC. Ecco, questa potrebbe essere già la prima risposta. La seconda risposta che magari può aiutare è che la gestione di un contratto, per quanto è complessa, se io riesco a mettere a fattor comune determinate cose, riesco magari a fare economia di scala. Non sempre è possibile, però qualche volta sì. Ed infatti, quali sono le competenze per un gruppo di monitoraggio? Sicuramente la conoscenza del contesto normativo. E qui diciamo che le pubbliche amministrazioni sono già abbastanza avanti, il codice degli appalti ormai è stato abbastanza digerito, anche se praticamente cambia ogni anno. C'è una semplificazione all'anno su questo. Comunque, la conoscenza del contesto normativo sicuramente l'amministrazione ce l'ha. La conoscenza del contesto proprio dell'IT, della PA in generale, della propria amministrazione. E qui già cominciamo praticamente ad andare sul concreto, cioè quali sono praticamente i contesti dell'IT? E beh, intanto questo sarà oggetto del prossimo webinar, uno degli oggetti del prossimo webinar. Intanto abbiamo una serie di direttive nazionali che dovrebbero essere prese da tutte le pubbliche amministrazioni. Facciamo degli esempi: il piano triennale dell'AGID, dove sono indicate una serie di obiettivi a livello paese che sono praticamente correlati agli indicatori DESI dell'Unione Europea, cioè a livello di digitalizzazione del paese, che tra i vari indicatori ne ha uno specifico per la pubblica amministrazione. Quindi conoscenza del contesto proprio dell'IT della PA, quindi abbiamo detto piano triennale, ma non soltanto piano triennale, abbiamo ad esempio adesso entreranno praticamente i progetti del PNRR per la digitalizzazione della PA, sono circa 9 miliardi, poi vedremo come e perché saranno utilizzati. Qual è l'altra necessaria conoscenza e competenza? È quello sulla cyber security. Credo di andare praticamente sul sicuro a dirvi che con tutti gli attacchi che ci sono stati negli ultimi 2 anni alla sanità, ma non solo, forse la cyber security merita praticamente, non dico un ufficio ad hoc, ma almeno
delle competenze interne alla pubblica amministrazione che siano decisamente verticali su questo. Poi, conoscenza di project management, ovvero l'idea che la circolare sta portando avanti, questa nuova del 2021, ma anche quella del 2016, era esattamente questo, cioè spingere le amministrazioni ad andare in un modello di gestione del proprio IT improntato al project management. Noi siamo assolutamente agnostici sulla tipologia di project management da utilizzare, sia la ISO, sia il PRINCE 2, sia il PM Book, sia qualsiasi cosa, PM Square della Commissione Europea, qualunque sia, noi siamo agnostici da questo punto di vista, ma l'impostare la gestione dell'IT in un'ottica di project management, anzi, in un'ottica poi vedremo di portfolio, program e project management, potrebbe semplificare la vita moltissimo alla pubblica amministrazione, nella gestione non soltanto dell'IT, ma anche dei contratti. E poi ripeto, la conoscenza specialistica di cui parlavamo prima, la sicurezza informatica, una fra le tante, sicuramente le metriche del software, la qualità dei servizi, delle performance di un servizio, e poi ovviamente contrattualistica pubblica e tutte le altre. Allora, è un attimo importante perché queste competenze da dove nascono? Perché diciamo che il monitoraggio, il monitore, come veniva chiamato un tempo con questa dizione praticamente presa dal 3993, perché il monitore dovrebbe avere queste conoscenze? Perché il gruppo di monitoraggio, come lo intende l'AGID, in una visione, ripeto, molto generale, dovrebbe supportare l'amministrazione in tutte le fasi di vita di un contratto, ma in generale di un IT. Perché questo? Perché un contratto IT non nasce semplicemente quando qualcuno decide, ok, devo fare un affidamento. Cioè abbiamo il piano biennale, il programma biennale dell'acquisizione di beni e servizi, devo fare il contratto, eccetera. No, in teoria un contratto dovrebbe nascere in un'ottica di strategia, cosa voglio fare? E qui entrano praticamente le attività cosiddette specialistiche, di cui parlavamo prima. Ad esempio, l'assessment del sistema informativo. Come mi trovo io con il sistema informativo? Cioè, quali sono il mio stato attuale, il mio ASIS e quali sono i servizi o dove voglio arrivare? Questa è la prima parte. Poi gli studi di fattibilità, alcuni sono anche previsti dal CAD, cioè per raggiungere il livello che mi sono imposto per il mio sistema informativo, quali sono gli strumenti migliori per arrivarci? Uno sviluppo? Scusate, è andata avanti la slide. Uno sviluppo? Oppure posso prendere l'open source e il riuso? Oppure posso andare al riuso? Cioè, quali sono gli strumenti migliori per poter raggiungere quegli obiettivi? Devo per forza fare un contratto di affidamento all'esterno? Oppure posso andare su Consip? Oppure posso, ad esempio, andare in riuso presso un'altra amministrazione? Scusate, c'è un parte da sola la slide. Abbiamo un fantasma che governa le slide. Poi, l'analisi SWOT, l'analisi del rischio sul quale faremo un webinar ad hoc, che è importante, per quale motivo? Quasi nessuna pubblica amministrazione fa un'analisi del rischio rispetto agli obiettivi IT che si pone. Tutti danno per scontato che se il fornitore mi consegna quello che io ho dato o ho indicato nel capitolato e siamo tutti felici, quello è esattamente quello che mi serve. Bene, l'analisi del rischio serve a capire qual è il percorso migliore per arrivare non tanto all'obiettivo, ma al beneficio che sta dietro quell'obiettivo. Poi ripeto, faremo un approfondimento ad hoc. E poi c'è il supporto all'IT strategy, cioè io ho tanti bei documenti generali della pubblica amministrazione rilasciati da AGID, ad esempio, rilasciati dalla Presidenza del Consiglio, rilasciati dal Ministro dell'Innovazione. Ultimo fra tutti, la strategia cloud. Ok, come questa io la riporto nella mia amministrazione? Come vedete, la fase di definizione prevede tutta una serie di competenze e conoscenze che poco hanno a che fare con il singolo contratto, quanto piuttosto sono legate a una visione generale della strategia. E sono competenze, ripeto, che purtroppo molto spesso le pubbliche amministrazioni non hanno. Poi, anche qua,
Siamo sempre all'interno del ciclo di vita del monitoraggio e dell'IT. La redazione di atti di gara, questo ovviamente ha a che fare con la progettazione della gara. Poi vedremo la costruzione di una BIM sulla quale faremo un focus ad hoc. Poi entriamo nella fase di esecuzione. Il supporto alla direzione lavori, cioè il supporto reale al RUP al DEC con una serie di attività specialistiche. Il fornitore mi dà la sua rendicontazione, ma il DEC come fa a dire sì, quella rendicontazione la posso approvare e posso rilasciare praticamente la certificata regolare esecuzione per farlo pagare? Cioè, dovrebbe esserci una verifica, una serie di collaudi come prevede la norma. Ebbene, il monitoraggio dovrebbe dare proprio questo, un supporto praticamente al collaudo. Un supporto alla verifica della qualità di beni e servizi, cioè mi hai dato un software nella quale tu mi hai detto che possono entrare in questa particolare applicazione 10.000 utenti concorrenti, nella realtà io non vedo nulla. Scusate, vedo una slide vuota. Scusate, vedete tutti una slide vuota? Scusate. Ok, no, 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 ok, io la vedo, ok, scusate, ve l'ho chiesto perché qualcuno in chat ha scritto vedo una slide vuota, quindi no, ok, quindi credo che sia un problema personale, ok, no, no, perfetto. Quindi, ripeto, queste sono le competenze del monitoraggio, poi ci sono le competenze per l'ex post, che è la chiusura contratto, che è sempre un'attività di tipo amministrativo, verifica raggiungimento obiettivi e assessment finale. Come abbiamo un assessment iniziale che mi stabilisce cosa l'amministrazione vuole raggiungere partendo da una baseline, esattamente un assessment finale, l'ho raggiunto quello che mi ero posto? Ecco, questo praticamente per poter fare tutte queste attività sono necessarie, torno un attimo indietro, una conoscenza del contesto normativo, conoscenza specifica dell'IT, della PA e della propria amministrazione, conoscenza di project management, conoscenze specialistiche. Quindi queste conoscenze e competenze nascono dalla necessità di poter gestire un IT in modo strutturato e poter dare il supporto che spesso, ripeto, non riusciamo a dare praticamente al RUP e al DEC, che di solito purtroppo sono lasciati almeno in alcune amministrazioni soli e abbandonati. Ok, quindi ripeto, le attività sono molteplici e servono a dare una visione completa. Torniamo al nostro responsabile, al nostro Superman, responsabile della transizione al digitale, che praticamente deve avere per poter fare le sue attività. Se stiamo un attimo attenti, il responsabile della transizione al digitale, che ormai è diventato, ripeto, il Superman della PA, cosa deve fare? Deve pianificare le attività di evoluzione dei propri sistemi informativi. È responsabile della sicurezza, è responsabile della pianificazione del... Scusate, qui c'è qualcuno... Abbiamo un fantasma, eh? Qualcuno che gioca con le slide. Ok, scusate, mi sono perso, che stavo dicendo? Ok, allora, sì, noi abbiamo praticamente un responsabile della transizione al digitale che ha tutta una serie di responsabilità, tra i quali la pianificazione, la sicurezza informatica, il coordinamento di tutte le attività. Se vogliamo, in un certo senso, il responsabile della transizione al digitale, riportando in un linguaggio da project management, è il responsabile del portfolio, cioè delle iniziative. È quello che dovrebbe dare il via alla strategia e poi, man mano, praticamente questa strategia diventa contratti, diventa obiettivi, diventa praticamente prodotti e servizi della pubblica amministrazione. Quindi questa è la visione che si vuole dare praticamente al monitoraggio, il supporto all'RTD nel verificare che quella pianificazione che è stata fatta, quegli obiettivi che sono stati definiti, siano man mano raggiunti attraverso quei contratti che sono stati affidati. Infatti l'idea è proprio questa.
noi dovremmo avere un responsabile della transizione al digitale che, con il supporto del responsabile del monitoraggio, hanno da una parte la visione della governance IT dell'amministrazione e dall'altra uno strumento di monitoraggio per verificare che questa governance sia attuata, raggiunga gli obiettivi previsti. E ovviamente il monitoraggio viene fatto su tutte le tipologie di contratti. Questa visione, ripeto, è una visione molto, molto ottimista della vita, perché sappiamo tutti quali sono i problemi delle PA. I problemi delle PA sono le risorse umane da una parte, ma anche economiche, perché tutti siamo bravi a costruire best practice, come si dice, con il portafoglio degli altri. E quindi bisogna stare attenti. Per questo vi dico che la circolare non dà nessuna indicazione praticamente specifica su come organizzarlo. La circolare vi dice che il responsabile del monitoraggio dovrebbe avere a supporto delle persone competenti per poter svolgere le attività previste dalla circolare. Quello che noi vi stiamo dando è un esempio di buona pratica. Questa buona pratica da dove viene? Essenzialmente dalle norme ISO, la ISO 9001 sulla qualità, la ISO 20000 sulla gestione dei servizi IT, oppure il framework ITIL V3 o V4, a seconda se avete già fatto la transizione, se l'avete già visto. Quello che vi stiamo proponendo è un approccio semplificato di quelle che sono le best practice internazionali. Best practice che, attenzione, funzionano. Non è che sono semplicemente questo elenco di ok, devo fare, devo fare, devo fare. COBIT è un'altra cosa, poi ci arriviamo. COBIT è un framework di controllo, poi ci arriviamo anche su COBIT. Ma sono essenzialmente tutte quante finalizzate a supportare l'amministrazione nel modo più semplice. È ovvio che chiunque abbia una struttura ISO 20000. Sto parlando delle grandi amministrazioni, in questo momento mi viene in mente l'INAIL che si è addirittura certificata ISO 20000, l'Istat che sta facendo il percorso per la certificazione ISO 20000, queste cose loro già le fanno. Non le chiamano monitoraggio, lo chiamano monitoraggio e controllo perché è una delle parti del ciclo di vita della ISO 20000, ma già lo fanno. Noi, ripeto, abbiamo preso le best practice internazionali, le abbiamo semplificate il più possibile per darvi una serie di best practice il più semplici e approcciabili possibile, customizzabili in tutte le pubbliche amministrazioni, sia quelle grandi, sia quelle medio-piccole. Ripeto, il problema è, e non cambia mai, sono le risorse. E qui andiamo praticamente a quello che prevede invece la circolare. Questa in realtà ve l'ho già raccontata, cioè, scusate, faccio un attimo il punto anche su questa slide, giustamente, in realtà ve l'ho già raccontata. L'AGID spinge molto sulla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, ma non soltanto dal punto di vista degli strumenti, ma anche e soprattutto dell'organizzazione. Ricordiamoci che una delle cose che fa l'RTD, che dovrebbe fare l'RTD, è proprio quello di verificare se la organizzazione della propria amministrazione è in qualche modo commisurata agli obiettivi di digitalizzazione che le sono affidati. Quindi, una buona pratica che le amministrazioni dovrebbero implementare è quella del project management, è quello di saper gestire il proprio IT in un'ottica di project management. Ci andiamo molto su questo, per tanti motivi. Ripeto, siamo agnostici dal punto di vista della metodologia. Ognuno può assumere la propria metodologia di project management che preferisce, vuole implementare il modello ITIL, cioè non è quello il problema. Il problema è che l'amministrazione sia capace di supportare il proprio responsabile della transizione al digitale nel raggiungere gli obiettivi previsti di digitalizzazione dell'amministrazione. Neanche dell'RTD, non parliamo sempre dell'RTD, ma parliamo un attimo dell'amministrazione. E sicuramente il project management da una parte, le best practice dall'altra, aiutano questo raggiungimento degli obiettivi.
Allora, e andiamo adesso a quello che vi dice la circolare. Qui passiamo quindi dalle buone pratiche, dalla, diciamo così, iperuranio, della facciamo qualcosa di bello e facciamolo bene, a quella che è la realtà. Il monitoraggio, come abbiamo detto, è di responsabilità unica del responsabile del monitoraggio, cioè non c'è nessuno a cui potersi praticamente appellare. Le amministrazioni, come è scritto la circolare, dovrebbero supportare il responsabile del monitoraggio con un gruppo che abbia quelle competenze e conoscenze di cui abbiamo parlato prima. Allora, che cosa hanno fatto, ad esempio, le grandi amministrazioni? E già so che qui arriverà la domanda, sì, ma quelle hanno tante risorse e soldi, io sono una piccola media amministrazione e non ho quelle possibilità. Adesso parliamo un attimo delle grandi, poi cercheremo di fare esempi per le piccole. Le grandi hanno scelto praticamente di avere, ad esempio, un monitoraggio interno, quindi un gruppo interno a supporto del responsabile del monitoraggio per svolgere queste attività, con le competenze di cui abbiamo parlato prima, oppure un monitoraggio completamente esterno. Io ho il responsabile del monitoraggio, non ho competenze interne, non ho praticamente risorse da potergli affidare, però lo metto in condizione di poter lavorare assegnandogli una serie di supporti esterni attraverso un contratto, un affidamento, quello che volete, un in-house, quello che volete. Oppure un approccio misto, cioè il responsabile del monitoraggio ha un suo team e per quelle che sono praticamente le competenze più verticali, più specifiche, mi faccio affiancare da un gruppo esterno. E questo è il cosiddetto monitoraggio misto. Prendiamo, ripeto, alcune delle pubbliche amministrazioni centrali più grandi e vediamo come si stanno comportando in questi anni. La prima, l'INAIL. L'INAIL ha un approccio al monitoraggio misto, cioè ha un gruppo interno e si affida praticamente per delle attività specifiche a delle società esterne. Quindi ha fatto una gara per il monitoraggio per prendere dal mercato questo tipo di attività. Analoga cosa ha fatto il Ministero dell'Istruzione, ha bandito una gara per poter affiancare il suo gruppo interno di monitoraggio con delle risorse specifiche. In modo diverso si sono comportati, ad esempio, il Dipartimento della Motorizzazione e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Stiamo parlando del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Entrambi hanno fatto una gara e hanno affidato all'esterno le attività di monitoraggio. Quindi hanno praticamente un supporto esterno responsabile del monitoraggio che svolge tutte le attività previste dal contratto a supporto di quello che deve fare. Diverso invece è l'approccio che ha fatto il Ministero della Salute e l'Agenzia delle Entrate. E lo so che l'Agenzia delle Entrate è un ente a sé stante, però sicuramente il Ministero della Salute e l'Agenzia delle Entrate hanno scelto di avere invece un approccio completamente interno. Quindi hanno formato dei propri gruppi, anche attraverso un ciclo di formazione molto spinto, eccetera, hanno costituito i loro gruppi interni di monitoraggio. Quindi non hanno bisogno praticamente di ricorrere all'esterno e possono svolgere attività in completa autonomia. Ripeto, lo so già, stiamo parlando di pubbliche amministrazioni centrali con un budget IT non indifferente, che non è quello che accade nella totalità dei casi. Però questo serve semplicemente a darvi un'idea di quello che accade per quanto riguarda almeno la pubblica amministrazione centrale. Quindi, ripetiamo un attimo, la circolare prevede che il responsabile del monitoraggio sia colui che svolge l'attività da solo. No, con un supporto, perché non si può fare niente da soli. Quindi, che cos'è questo supporto? Può essere interno, esterno o misto. L'AGID non chiederà praticamente mai alle amministrazioni, se non in casi specifici, come lo sta facendo. Cioè, le amministrazioni sono assolutamente sovrane a decidere come e perché svolgere questo tipo di attività, con quali modalità interne, esterne, miste, non ci sono problemi su questo. Sono assolutamente libere di poter fare qualsiasi tipologia di gruppo di monitoraggio, interne, esterne, eccetera.
Ovviamente ogni amministrazione valuta in base a quello che ha. Il classico supporto esterno, cioè che cosa devo chiedere al mercato, cioè quali sono le competenze che di solito vengono chieste al mercato. Ci sono le competenze specifiche, ad esempio il conteggio Faction Point. Se io sto sviluppando praticamente, se ho un contratto di sviluppo per 100.000 Faction Point, 10.000 Faction Point, adesso sto sparando grande. Come faccio io a sapere che l'ho sviluppato esattamente quello che io ho chiesto, 10.000, 100.000, eccetera? Ok, quindi molto spesso le pubbliche amministrazioni, specie le centrali, fanno appunto il riconteggio dei faction point svolti dal fornitore. Quindi sicuramente una delle attività, perché difficilmente un'amministrazione ce l'ha in casa, una conoscenza, una competenza così specifica, fermo restando che servono delle certificazioni professionali ad hoc per il conteggio dei faction point. Questa potrebbe essere la classica affidamento, servizio affidato all'esterno. Ad esempio, il supporto alla direzione lavori. Cioè, cos'è il supporto alla direzione lavori? Essenzialmente è l'insieme delle attività che permettono di poter predisporre i tre documenti principali previsti dalla circolare, cioè il rapporto di screening, il rapporto sull'andamento del contratto e il rapporto ex post. Questi documenti che andremo ad analizzare più avanti sono importanti perché? Perché riprendono non soltanto la vista economica e progettuale di un contratto, prendono anche tutta una serie di indicazioni relativamente agli obiettivi. Perché ricordiamoci, l'approccio che stiamo dando fin dall'inizio è che io definisco degli obiettivi, i contratti sono un mezzo per raggiungere questi obiettivi della PA. E la capacità di misurare il raggiungimento di questi obiettivi spesso è abbastanza complicata. Quindi il supporto alla direzione lavori attraverso la realizzazione di questi tre documenti, rapporto di screening, rapporto sull'andamento del contratto e rapporto ex post, permette all'amministrazione di avere evidenza del raggiungimento di questi obiettivi che mi sono posto attraverso i contratti che ho definito. Poi c'è sicuramente servizi di supporto specialistico, ad esempio in tematiche di tipo o studi di fattibilità, un esempio su tanti, oppure consulenza specialistica, ad esempio per quanto riguarda la tipologia di sviluppo da fare, supporto specialistico relativamente ad esempio alla strategia IT, oppure supporto specialistico relativo ad esempio alla cyber security. Quindi, sui servizi di supporto specialista, esattamente sulle competenze di cui avevamo parlato prima. Poi, altra cosa fondamentale sul quale tutte le pubbliche amministrazioni, a meno che non abbiano un in-house, si scontrano in modo puntuale, il supporto al trasferimento di conoscenze tra fornitori. Chiunque ha vissuto un trasferimento, un passaggio di consegne, sa che quello è un bagno di sangue. Il fornitore uscente, se non è anche l'entrante o non sta nella compagine dell'entrante, fa di tutto per non boicottare, ma per rallentare questo passaggio di consegne in speranze strane di affidamenti particolari, subappalti, eccetera. E il fornitore entrante ovviamente è pronto a scaricare tutte le responsabilità sul fornitore uscente che non l'ha messo in condizione di lavorare, eccetera. Il supporto al trasferimento di conoscenza all'amministrazione può aiutare perché? Perché essenzialmente è una terza parte che può praticamente facilitare questo trasferimento. Non è e non può essere quindi semplicemente chi fa il verbale, ok, oggi in data il fornitore uscente ha consegnato la documentazione. No, non è quello, altrimenti quello serve a poco. È proprio il supporto a verificare. Ok, devi consegnare questa documentazione, ma chi mi dice che questa documentazione è completa? Ecco, esattamente il lavoro del monitore. Formazione specialistica, esattamente sul monitoraggio, sul project management, eccetera. Queste tipologie di servizi sono quelle che si possono chiedere all'esterno, oppure posso averle internamente. Ci sono state amministrazioni che hanno fatto praticamente
Prima un contratto di affidamento all'esterno, poi hanno fatto una tipologia mista per poi arrivare ad essere quasi completamente indipendenti. Quindi questi sono degli esempi praticamente di servizi che si possono chiedere. Vi lascio praticamente qua degli esempi di gare di supporto esterno. Sono praticamente link che poi quando avrete la presentazione a tre gare di quest'anno, quindi praticamente abbastanza nuove e tutte quante allineate alla circolare 1 del 2021, dal quale potete prendere praticamente spunto se eventualmente vi dovesse servire un supporto esterno. Quindi c'è quella del Ministero dell'Istruzione, c'è quella dell'INAIL che è una procedura CONSIP e c'è quella della motorizzazione che è sempre una procedura CONSIP. Allora, attenzione però, perché non è che il supporto esterno è la panacea di tutti i mali, eh? Attenzione, perché se le amministrazioni non crescono internamente con queste competenze nel limite del possibile, ripeto, i problemi sono sempre le stesse, risorse umane e risorse economiche, tuttavia non si può affidare le attività di monitoraggio a qualunque società e men che meno ai fornitori di servizi IT generali. Perché questo? Perché il monitoraggio, se fatto praticamente bene, entra, diciamo, a conoscenza di tutta una serie di dati del fornitore attuale, praticamente, che potrebbero essere utilizzati per diventare loro il fornitore successivo. Quindi la circolare del monitoraggio ha un intero paragrafo dedicato a questo, cioè ai criteri di incompatibilità del monitoraggio. Ci siamo? Adesso poi andremo a vedere quelli che sono questi criteri di incompatibilità. Ma questi criteri di incompatibilità sono importanti. Per quale motivo? Perché impediscano che nasca praticamente una posizione di forza da parte di chi sta svolgendo l'attività di monitoraggio in quel momento. Quindi, le amministrazioni che dovessero andare praticamente ad un supporto esterno o semplicemente a delle attività all'esterno, devono assicurarsi che le società che partecipano non abbiano cause di incompatibilità con l'attività di monitoraggio. Il più possibile, se c'è un unico contratto da monitorare, perché magari l'amministrazione ha un contratto omnicomprensivo, che la durata del contratto di supporto sia allineata a quella del contratto da monitorare, cioè le attività dovrebbero seguire il ciclo di vita del contratto di fornitura. Cioè dalla stipula, magari anche da prima, ma comunque dalla stipula fino praticamente alla conclusione con la certificata regolare esecuzione. Ci siamo, quindi dovrebbe essere allineato il più possibile a questo. Che la società possegga una metodologia strutturata, cioè sappia di cosa parla. Cioè, perché fare monitoraggio, purtroppo, ripeto, è un'attività molto specialistica, che sicuramente molte società hanno, ma che hanno anche il vizio di avere praticamente di essere fornitori di servizi. Quindi attenzione su questo. Poi la circolare prevede almeno il possesso della certificazione ISO 9001 in ambiti coerenti con i servizi di monitoraggio. Ecco, queste sono praticamente le quattro indicazioni che dà AGID. La prima e l'ultima sono praticamente prescrittive, cioè devono essere, cioè deve essere così, non potete, se fate un affidamento esterno, non metterle nel capitolato. Per le altre due, cioè magari ne possiamo parlare tutto quanto, cioè magari il contratto dura 3 anni, il monitoraggio dura 5, oppure viceversa, il contratto dura 5 anni, il monitoraggio 3, quello non è un problema, poi le amministrazioni scelgono in assoluta libertà. L'importante è che la prima e l'ultima sia presente in tutti i capitolati, anzi in tutti i disciplinari delle procedure di gara. Allora, che cosa vuol dire attività incompatibili con il monitoraggio? Una società non può partecipare se svolge un'attività di servizi ICT in maniera non marginale, oppure abbiano un legame di dipendenza con un fornitore del contratto sottoposto a monitoraggio. Cosa vogliono dire queste due condizioni? Queste due condizioni dicono praticamente se una società è una società di sviluppo software, non può
andare a fare il monitoraggio su una società che sviluppa software. Quindi l'idea che cos'è? Abbiamo praticamente che è incompatibile al monitoraggio una qualsiasi società che svolge attività di sviluppo, manutenzione, software, oppure fornitura di risorse ICT, oppure fa assistenza, oppure fa gestione di infrastrutture ICT per oltre il 30% del proprio fatturato annuo. Quindi se una società ha nel suo fatturato praticamente questa tipologia di attività per oltre il 30%, non è assolutamente compatibile. Attenzione, sviluppo, manutenzione, gestione di infrastrutture, internet, licenze, eccetera. Quali sono invece le attività che sono compatibili con il monitoraggio? Sono le attività, ad esempio, di project management, perché è esattamente quello che deve fare il servizio di monitoraggio. Le attività di supporto alla predisposizione degli atti di gara, le attività di consulenza finalizzata alla stesura degli studi di fattibilità, attività di verifica della qualità del software e di forniture. Ecco, queste sono attività compatibili con il monitoraggio. Quindi essenzialmente stiamo eliminando dal monitoraggio i fornitori di servizi ICT, i grandi fornitori di servizi ICT. Poi, invece, quando parliamo del legame di dipendenza, e qui entriamo su un problema molto pratico, nel senso che non sempre è facile anche arrivare alla catena. Perché parliamo di dipendenza? Perché se io ho un servizio di supporto esterno al monitoraggio che, guarda caso, è partecipata o comunque partecipa a uno dei fornitori, è ovvio che c'è un conflitto di interesse molto forte. Ok, qual è il vincolo? Quindi il vincolo è praticamente fino al cosiddetto secondo stato, cioè se la società possiede partecipazioni di qualsiasi entità in un fornitore è incompatibile. Se invece è partecipata da un fornitore o comunque la holding di appartenenza, la capogruppo di appartenenza ha partecipazione anche sul fornitore, a sua volta è incompatibile. Sono anche incompatibili quelle società che, tra virgolette, dipendono dai fornitori, cioè le società che hanno per oltre il 30% del proprio fatturato o Posso praticamente aggiungere? legati ad un. Sì, Scusate, confermo. c'è Io qualcuno sempre qui. che ha il microfono acceso. Scusate, c'è qualcuno che ha il microfono acceso. Grazie mille. Salve, grazie. Ok, allora, quindi abbiamo parlato praticamente che tutte le società che hanno praticamente nelle loro attività, nel loro fatturato per oltre il 30% derivante da uno dei fornitori, allora questa qui è incompatibile. Ultimo esempio e chiudiamo e siamo nei nostri tempi. Guardate che adesso ci sono il PNRR e sicuramente 9,75 miliardi di fondi da gestire praticamente per la digitalizzazione della PA, giusto per farvi dare un'occhiatina, per l'innovazione praticamente della PA e poi per la giustizia, vabbè, questa è tutta giustizia. Tutti questi probabilmente diventeranno, infatti si è dato un'occhiata proprio ai progetti che sono stati approvati, diventeranno contratti. Ora, cosa dice il monitoraggio del PNRR? Dice praticamente la stessa cosa che stiamo dicendo noi. Le amministrazioni devono individuare una struttura di coordinamento con la funzione di monitorare le attività. Il monitoraggio che viene previsto dal PNRR è di tipo economico da una parte, ma anche di milestone, quindi di project management, e soprattutto sull'effettiva attuazione dell'investimento, quindi al raggiungimento degli obiettivi. Quindi il monitoraggio, come lo stiamo presentando in questi giorni, in questi webinar futuri, in realtà praticamente ricalca. Guarda caso, non per niente sono best practice internazionali, ricalca esattamente quello che è previsto qua. Hai due Ok, minuti, io ho Andrea, ti concluso. volevo solo dire.
praticamente con questa. 2 minuti per chiudere con tranquillità. No, no, io ho finito. Ho finito. Ok. Patrizia, ho finito. Sì, ti sento. Patrizia. Ok. Quindi domande e risposte. Ok, domande e risposte, se Sì, volete, se se ci alcune sono domande. domande. Un paio ho risposto Ok. già durante la presentazione. Quelle che vedi nel box delle domande, sono quelle a cui hai già risposto? Non le vedo purtroppo Eccolo. nel box domande. C'ho Ok. ancora. Ok, adesso lo vedo. Allora, si tende soltanto. Okay, allora, quali sono gli strumenti utili consigliati per il monitoraggio in termini pratici? Allora, gli strumenti utili in realtà li andremo a vedere nei prossimi webinar. Nel senso che vedremo quando parleremo di quelli che sono i principali documenti, quali possono essere gli strumenti più adatti per questo tipo di attività. Scusate, ok, quindi ripeto, da questo punto di vista andremo a vederli. Il COBIT, sì, ho risposto prima, il COBIT è un framework di controllo. Mentre invece le best practice in termini generali sono di solito ITIL e alcuni altri. Sicuramente un'amministrazione che ha introdotto il COBIT al suo interno non ha problemi dal punto di vista della gestione del monitoraggio, però non ha praticamente nulla per quanto riguarda il project management in generale. Però sicuramente COBIT è uno dei framework che in parte utilizzeremo e poi vedremo in che parte come best practice. Per progetti riferiti al piano triennale di modico impegno economico, non bastano le verifiche? Sì. Allora, il concetto di modico impegno economico va un attimo finalizzato. Ricordo che il monitoraggio si applica ai contratti. E fermo restando che noi diciamo che le attività di monitoraggio dovrebbero essere su tutta la tipologia degli affidamenti IT, ma non generale sull'affidamento IT in quanto tale, ma piuttosto sul raggiungimento degli obiettivi. Cioè, non bastano le verifiche effettuate dal RUP e DEC riferite alla regolare fornitura? Sì, però RUP e DEC mi rilasciano solamente la regolare esecuzione. Il raggiungimento dell'obiettivo previsto all'interno di quel contratto non è di loro competenza, loro non ce l'hanno. Questo è semplicemente il problema. Tutto qui. Il monitoraggio, come lo stiamo presentando, ripeto, è solamente sui contratti di affidamento che rientrano in quelle casistiche che vi ha illustrato prima l'ingegner De Santis, cioè abbiano impegno economico o cosiddetto rilevante, e sono spiegati tutti i criteri economici, abbiano un impatto organizzativo sull'amministrazione o relativamente al piano triennale che l'Agid considera strategico. Vi faccio degli esempi. Tutte le amministrazioni devono passare alla gestione delle utenze attraverso SPID e CIE. Ora, è un progetto strategico? Sì. Il contratto, se farete mai un contratto, ma non credo, perché per gestire praticamente la transizione dalla grafica interna, dall'IAM interno a SPID e CIE, sarà un affidamento di 100K manco. No, non è importante quello, cioè non siamo interessati a quello. Perché? Perché pur essendo strategico, la sua implementazione è semplice. Di contro, in sanità si vuol fare diciamo così, una sperimentazione, sto inventando, sto facendo un esempio, si vuol fare una sperimentazione sulla IA per la gestione, ad esempio, automatizzata di alcuni indici di rischio. E su quello siamo molto interessati. Anche se magari sarà 100K, 200K, non arriviamo neanche al milione. Quindi ripeto, quello che sono importanti, quelli che dal punto di vista organizzativo di impatto, cioè i criteri che ha specificato prima l'ingegner De Santis, sono proprio questi. Cioè siamo interessati a progetti che abbiano impatto sull'organizzazione o praticamente che abbiano un grande interesse pubblico. Vi ricordo che la strategia di blockchain, la strategia di IA sono considerate a livello nazionale e rientrano nella strategia presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un altro
capitolo fondamentale sarà tutto quello legato alla transizione al cloud. Il ministro dell'innovazione ha presentato la strategia cloud, mi sembra, una settimana fa o due, adesso non mi ricordo esattamente quando, mi sembra martedì scorso, sì, martedì o mercoledì scorso, ha presentato la strategia cloud. È ovvio che tutto ciò che andrà nella strategia cloud dovrà essere messo sotto monitoraggio, fosse anche che il monitoraggio lo dovrà fare la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un gruppo di monitoraggio secondo quello che c'è scritto nella circolare. Quindi è un po' chiaro praticamente questo tipo di attività? Cioè la scelta dei contratti dipende essenzialmente, uno, da una soglia economica che è precisa. Per le altre due tipologie, l'AGID si rifà o al piano triennale. Vi ricordo che il piano triennale 2022 ha una serie di obiettivi stabiliti per categoria di pubblica amministrazione. Quindi praticamente tutta una serie di attività sono legate ad esempio al raggiungimento di quegli obiettivi e al monitoraggio dei contratti che supportano il raggiungimento di quegli obiettivi, se non rientrano nella soglia economica. Poi, scusate, leggo ancora. Spero per la dottoressa Sorci di essere stato chiaro su questa domanda. Magari se vuole altri approfondimenti ne parliamo dopo. Sono previste iniziative agili nei confronti delle amministrazioni a supporto dell'attività degli RTD? Allora, Agid da questo punto di vista chiedo un attimo alla, non so se c'è la dottoressa Barrese o Patrizia per rispondere a questo. Sono, Patrizia, ci sì, sei? sono anche io. Scusami, non so se c'è Sono. Rosa. Sì. Allora, No, stiamo rispondendo. scusate, se volete Possiamo introdurre rispondere in brevemente, chiusura? scusate, se volete introdurre brevemente, e infatti, Va bene, prego, vi lascio a voi diciamo. la parola su queste due. Possiamo rispondere anche in chiusura se tu Sì. prosegui con le altre. Ah, Poi okay. noi sento No, perché è chiusura. l'ultimo. Sì, Ah, no, scusa, ce n'è prego. un'altra, ce n'è un'altra. Ce n'è un'ultima. Ok, scusate, allora rispondo a questo. Ma l'affidamento unico all'esterno per il monitoraggio per tutti i contratti dell'ente è comunque possibile fin tanto che con nuovi fornitori non si rispondono e dipendenze? Allora, se ho capito bene la domanda, riformulo brevemente la domanda è: io posso affidare il monitoraggio per i contratti ICT e non all'esterno? Allora, sui contratti non ICT non entriamo assolutamente perché la circolare parla esclusivamente di contratti ICT. Ci siamo, fermo restando questo, il monitoraggio può essere affidato. Le regole del monitoraggio per quanto riguarda l'incompatibilità sono precise esclusivamente per quanto riguarda i contratti ICT, perché il concetto di fornitore ICT lo definiamo noi nella circolare. È ovvio che l'amministrazione nella lex specialis del suo bando, della sua procedura, può mettere tutte le caratteristiche che vuole. Ci siamo, su questo non si entra, cioè è liberissima l'amministrazione di mettere tutte le caratteristiche che vuole, di fare un contratto onnicomprensivo per fare il monitoraggio dei contratti interni ed esterni. Di solito non si parla di monitoraggio sui contratti non ST, ma si parla di vigilanza sui contratti non ST. Comunque lo può fare tranquillamente. L'importante è che per chi la compagine che farà la parte ST abbia le caratteristiche indicate nella circolare. Quindi quelle caratteristiche sono specifiche per i fornitori ST, fermo restando che possono essere ovviamente attraverso la lex specialis applicate anche ad altri fornitori di altri generi. Però l'importante è che siano solamente per la parte, ripeto, ICT. Quando un servizio che è obiettivo, proprio come viene già reso dalle nostre software, perché corrispondono ad obblighi normativi, vanno sottoposti al monitoraggio scorporante del contratto base. No, no, attenzione. Allora, se un contratto contiene uno o più obiettivi del piano triennale, ma sta al di sotto della soglia prevista per l'obbligatorietà, è l'amministrazione che deve valutare se applicare il monitoraggio oppure no. È ovvio che se ci sono degli obiettivi specifici, ripeto, SPID e CIE non sono importanti dal punto di vista del monitoraggio, lo sono tanti altri, degli obiettivi del triennale, quindi, ripeto, non va scorporata, cioè se un contratto contiene uno o due obiettivi che l'amministrazione considera rilevanti per sé e che l'AGID ha indicato rilevanti nel piano triennale, allora tutto il contratto, tutto,
Non soltanto quegli obiettivi, ma tutto il contratto va sottoposto a monitoraggio, secondo le regole della circolare. Quindi non posso scorporare un pezzo dal contratto. Tutto il contratto va sottoposto a monitoraggio. Ci sono, ma mi sono. Ok, allora, vi lascio all'ultima domanda, praticamente, ovviamente a chi è responsabile della formazione per quanto riguarda gli RTD, che è la dottoressa Barrese per l'AGID e la dottoressa Schifano per quanto riguarda il Formez. Quindi io intanto vi saluto e vi ringrazio. Scusate se sono stato. Grazie Salve, mille, salve a Andrea. tutti. Grazie Andrea. Vai, Rosa. Sì, certamente. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono previste molte iniziative a supporto delle attività dei responsabili della transizione digitale e diciamo una buona parte di queste iniziative saranno condotte con i nostri amici del Formas, quindi condurremo insieme una serie di iniziative. Già da domani ci sarà un ciclo di iniziative di corsi che riguarderanno l'accessibilità, ma poi parleremo più avanti del riuso, parleremo di nuovo della sicurezza, parleremo del piano triennale, non appena il piano triennale sarà approvato dal ministro Colao. Quindi tutte queste iniziative che condurremo insieme con gli amici del Formez, speriamo anche di condurle sotto forma proprio di cicli, non solo di webinar di diffusione, così di sensibilizzazione, ma proprio sotto forma di cicli di corsi, immaginando anche di realizzare dei piccoli laboratori e anche di coprogettazione. Quindi seguiteci perché con Patrizia Schifano stiamo anche organizzando il calendario che a breve sarà messo a vostra disposizione. Con tutte queste attività che continueranno, abbiamo già previsto già 27 incontri da qui a fine anno e poi quindi stiamo anche progettando quelli per il prossimo anno. Prego, Patrizia, a te. No, l'invito è soltanto quello di rimanere collegati ai rispettivi siti di AGID e di Formez PA perché trovate tutte le indicazioni ogni volta che ognuna di queste iniziative viene lanciata. Naturalmente sapete che tutti gli eventi di Formez sono registrati su Eventi PA, quindi anche guardando il calendario di Eventi PA siete aggiornati su tutto quello che Formez eroga in termini appunto di informazione, ma in particolare potete scegliere questo tema, transizione digitale, ed essere informati in tempo reale sulle nostre iniziative. Abbiamo finito il tempo, non vorrei andare oltre. Scusatemi, a un certo punto il mio microfono era attivo. Con la telefonata privata, perché invece era volutamente attivo quando ci siamo incontrati nella pausa caffè. Ho incontrato una parte di staff e quindi appunto, ma non c'è problema su quello, appunto abbiamo segreti per i partecipanti. Io vi lascio soltanto ricordandovi il prossimo appuntamento. Vi ricordo che vi siete già iscritti, quindi appunto per il prossimo appuntamento siete già online, però avvisate se avete altri colleghi che hanno perso questo appuntamento che possono iscriversi dalla stessa pagina di Eventi PA. Dove trovate già le slide e da domani anche la registrazione a questo webinar. Vi ricordo soltanto che il prossimo appuntamento è il 23 settembre e parliamo di governance dei contratti e ciclo di vita del monitoraggio. Quindi continuiamo con i nostri due esperti a portare avanti, a sviluppare l'argomento avviato oggi. Vi ringrazio tanto e vi saluto e vi do appuntamento allora giovedì prossimo. Grazie mille.